Buona domenica e buon primo caffè del mattino al ministro dell'interno Luciana Lamorgese. Grazie per essere con noi al caffè della domenica. Buongiorno, grazie a lei. L'ha preso il caffè? Sì. Sì. Un altro glielo offriamo virtualmente noi. Senta ministro, domani ci sarà un nuovo consiglio dei ministri e prenderete provvedimenti per limitare i contagi da Covid, perché i dati degli ultimi giorni sono poco incoraggianti. Abbiamo sentito anche dal nostro giornale radio quelle che sono le misure che prenderete. Io penso ai gestori di ristoranti, di bar che sono già stati molto penalizzati ovviamente nei mesi scorsi dal lockdown. Leggevo questa mattina sulla stampa il presidente di Confesercenti Milano, Andrea Painini, che dice bene che mandino l'esercito per far rispettare le regole, perché i gestori dei bar, dei ristoranti sono responsabili di quel che succede nei loro locali, ma non fuori. Guardi, che il momento sicuramente è difficile, e le forze di polizia hanno dimostrato durante i mesi trascorsi una grande capacità di controllo, ma facendolo utilizzando non soltanto la professionalità ma anche grande umanità. Se lei considera che noi dal primo periodo, quindi parliamo di marzo fino poi a giugno, abbiamo fatto circa 24 milioni di controlli sulle persone con 460.000 sanzioni, abbiamo denunciato. Adesso è il momento della responsabilità da parte di tutti, perché io lo dico più volte, non può esserci un appartenente alle forze di polizia dietro ognuno di noi, quindi siamo noi che dobbiamo essere responsabili e sicuramente con l'aiuto di tutti. Quindi quando parliamo anche degli esercenti, dei servizi commerciali, bar, certo anche da parte loro ci vuole senso di responsabilità, perché io penso al distanziamento tra tavolini, dico per esempio quando ieri per esempio io guardavo nei bar, i bar all'aperto, tavolini molto ravvicinati, e anche questo sarà oggetto non soltanto di controllo delle forze di polizia ma anche di attenzione da parte dei titolari degli esercizi pubblici. Quindi io credo che insieme, questa è una battaglia che dobbiamo vincere tutti quanti insieme, operando ciascuno per il proprio ambito di competenza. Ecco, perché forse non lo sapete, ma ogni tanto il ministro dell'interno va a farsi un giro nelle strade cittadine e dà un'occhiata a quello che succede. Ieri l'ha fatto a Milano, così lo sappiamo. Senta, a proposito di Milano, ieri in Piazza Duomo c'è stata la manifestazione dei lavoratori del mondo dello spettacolo che sono in ginocchio. Contemporaneamente a Roma andava in onda, diciamo così, la manifestazione dei no mask. Hanno partecipato, scrivono i quotidiani, in 2000, lei aveva dato disposizioni severe sull'uso della mascherina. Molti di quelli che si sono alternati sul palco sono esponenti di categorie anche lì che hanno perso il lavoro, per esempio le partite IVA. Le chiedo, c'è preoccupazione al Viminale per effetti sull'ordine pubblico quando purtroppo le misure che finora hanno aiutato chi ha perso il lavoro non ci saranno più? Sicuramente sì, perché sappiamo bene che la criminalità organizzata ha delle grandi capacità di adattamento ai mutamenti del contesto socio-economico, e quindi noi dobbiamo fare tutto il possibile per evitare che ci siano delle ricadute di questo tipo. Già per quanto riguarda l'attività del governo sono state poste in essere tante attività per cercare di andare incontro alle categorie più deboli, dando anche dei prestiti. Abbiamo sottoscritto delle convenzioni con
la SACE, con l'Agenzia delle Entrate, proprio per dare la possibilità di risposta immediata con risorse economiche. Quindi l'attenzione è massima su questo, perché ripeto, la criminalità organizzata si muove con grande rapidità dando sostegno, parliamo di welfare di prossimità, a chi è in difficoltà, erogando immediatamente risorse. Quindi dobbiamo contrastare anche l'odioso fenomeno dell'usura, e su questo l'attività del Ministero dell'Interno è un'attività costante, devo dire che anche da un punto di vista dell'usura noi con il Comitato di Solidarietà abbiamo erogato negli ultimi tempi, con un picco davvero dalla marzo in poi, circa 15 milioni di euro a fronte di domande pervenute proprio per aiutare gli imprenditori, sì. Per aiutare, perché devo dire che i numeri sono sicuramente alti, e quindi noi dobbiamo essere, lo Stato deve essere presente assolutamente. Ministro, ho ancora un paio di domande e i minuti corrono, ce ne restano pochi. Legato anche al fenomeno del Covid e alla pandemia, c'è il fatto che tanti giovani hanno passato più tempo in rete. Voi avete licenziato un provvedimento che punisce in maniera diversa adesso l'acquisto di droga sul web. Sinteticamente ci spiega come è cambiato questo, e poi che cosa pensa del caso dell'undicenne che a Napoli si è suicidato, pare su istigazione di un gioco che proprio circola in rete. Guardi, io parto proprio da quest'ultima domanda per dire che la sicurezza cibernetica è importante ed è un tema a cui è legato la reputazione, la tutela dell'immagine delle persone, e quindi è cruciale per la sicurezza degli stati, che devono essere dotati di norme, strutture, capacità operative adeguate a prevenire e contrastare episodi drammatici come quello di cui abbiamo sentito purtroppo parlare negli ultimi tempi. In questo la nostra polizia postale è sempre operativa, e devo dire che anche con riferimento all'oscuramento dei siti web, noi che è un'attività peraltro che noi già adoperiamo e facciamo per il contrasto alla pedopornografia online, ambito quindi nel quale siamo riusciti a chiudere notevolissimi siti web, evitando così la navigazione di cittadini che non sono preparati e pronti a cogliere quelli che sono i pericoli che sta dietro la rete. E allora noi con questo, anche per quanto riguarda l'ultimo decreto legge, noi abbiamo previsto l'introduzione di una blacklist dei siti internet dediti proprio alla commercializzazione di sostanze stupefacenti. Questo rappresenta una novità assoluta proprio nell'attività di contrasto al narcotraffico. Le chiedo una risposta telegrafica. Si è molto parlato appunto del nuovo decreto sicurezza che è stato approvato lunedì scorso su quelle che erano le misure che erano state decise dal suo predecessore Matteo Salvini sulle migrazioni. Ci sono stati nuovi sbarchi. C'è un rischio contagi per i nuovi arrivi in Sicilia? Perché abbiamo letto che sono stati mandati 300 militari in Sicilia, anche su questo? Anche per questo? No, abbiamo mandato i militari in Sicilia non per il Covid, ma perché, parliamo di due mesi fa, perché gli arrivi erano tanti e la Sicilia sopportava davvero un peso notevolissimo, e quindi per i controlli necessari abbiamo inviato un numero abbastanza numeroso di militari. Però vorrei anche dire che, avendo un dato preciso, che quello nelle strutture di prima accoglienza,
dove sono presenti oggi, quindi parliamo di quelli di prima accoglienza, 56.000 persone circa. I casi positivi sono pari al 2,17%, perché sono 1.238 circa. Quindi sicuramente è questo un ambito dove noi poniamo l'attenzione, tant'è vero che facciamo tamponi appena arrivano, e quindi ogni volta che vengono trasferiti dalle navi che noi abbiamo preso per far fare proprio la quarantena, per preservare anche i territori, avere una maggiore sicurezza, perché anche sulle navi così grandi ci sono delle parti riservate a quelli che risultano positivi. Quindi noi cerchiamo davvero di limitare il danno, però se proprio vogliamo dirla tutta, i numeri non sono preoccupanti in relazione ai numeri generali che ci stanno sul territorio. Non è che il Covid lo portano i migranti, anche i numeri sono al momento sicuramente ridotti. Grazie al Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, che ha preso il caffè della domenica con noi, e buon lavoro. Grazie. Alla prossima a lei, volta. Buona giornata, grazie a lei. Arrivederci, grazie. Grazie a voi, noi ci risentiamo tra poco. Come